Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di un argomento che da fotografo so benissimo sta a cuore a molti, ovvero come fare a guadagnare con la nostra fotografia, come vedere riconosciuti i nostri sforzi, come cominciare a muovere i primi passi in questo mondo cercando di guadagnare qualche soldino. Andremo a vedere nello specifico come sia possibile farlo guadagnando qualche soldo tramite la fotografia di stock e di microstock. Per chi non lo sapesse, questo è un canale che parla principalmente di fotografia e di videomaking con delle rapide, brevi e indolori escursioni nel mondo del design e della grafica. Se questi argomenti ti interessano, se vuoi fare di una di queste branche la tua professione, ti consiglio di iscriverti al canale perché continueranno ad arrivare a cascata dei contenuti con dei suggerimenti utili, dei tutorial e quant'altro. I bottoni per iscriversi sono esattamente qui sotto, io ti invito anche ad attivare la campanella così non ti perderai i prossimi contenuti. Ma torniamo a bomba sulla fotografia di stock e su come fare a guadagnare dei soldi vendendo le nostre immagini. Facciamo un passo indietro, vi racconto come io sono approdato a queste piattaforme. Dovete sapere che ormai diversi anni fa il mio primo impiego è stato presso una casa editrice, presso due case editrici in realtà. Ho cominciato come stagista presso una casa editrice che realizzava fondamentalmente un prodotto unico, che era una rivista del sindacato Filca CISL. Quindi quello è stato il mio primissimo impiego. Il mio secondo impiego è stato in una casa editrice tradizionale che realizzava libri di tutti i tipi. Ora, purtroppo devo dire che con la crisi dell'editoria, ma ve lo assicuro non per colpa mia, hanno entrambe avuto dei problemi, per cui la prima dovette chiudere i battenti, mentre la seconda dovette tagliare il personale. E quando venni lasciato a casa non ci fu nessunissimo rancore, perché sapevo benissimo che il titolare aveva fatto la cosa giusta, nel senso che aveva tagliato delle spese e aveva tenuto l'unica persona, perché lasciò a casa diverse persone, aveva tenuto l'unica persona che era in grado di fare il lavoro di tutti noi. Mentre ognuno di noi sapeva fare una cosa sola, lui tenne una persona che gli portava avanti da sola la casa editrice. Era la più brava di tutte, quindi la sua scelta fu quella giusta, quindi non ci fu assolutamente nessun rancore da parte mia, per quanto mi dispiacque, perché era un bellissimo lavoro. Ora, quando si rimane senza lavoro, e questo è uno snodo centrale di questo video, quando si rimane senza lavoro si pensa un pochettino a come potersi rimettere in gioco. Una cosa che mi venne in mente abbastanza in fretta fu che quando io lavoravo per la prima casa editrice in particolare, noi utilizzavamo Fotolia o Fotolia, non sono neanche sicuro di come si pronunci, usavamo questa piattaforma per scaricare le immagini che ci servivano per impaginare il magazine. Ora, noi realizzavamo un magazine che era trimestrale, quindi avevamo molto tempo per curare l'impaginato. Infatti lì io imparai un sacco di cose, perché avevamo la fortuna, adesso non faccio nomi, ma avevamo la fortuna di avere uno dei grafici che aveva partecipato alla creazione del magazine TV Sorrisi e Canzoni. Alcuni di voi non lo conosceranno neanche, ad alcuni di voi verrà da sorridere perché si ricorderà che era un magazine importante in Italia. Si parla di molti anni fa, però comunque era un magazine importante, e per me avere la possibilità di imparare dal grafico che aveva realizzato questa rivista è stata una bella spinta, perché comunque io realizzavo degli impaginati che erano pessimi, facevano schifo. Dopodiché avevo la possibilità di confrontarmi con questo grafico che con molta pazienza mi diceva: guarda, io avrei fatto così, così e cos'ha. Io ero troppo giovane per fare veramente tesoro dei suoi consigli all'epoca, ma adesso qualcuno me lo ricordo, e soprattutto mi riguardo i lavori che faceva lui, mi ricordo con che precisione incasellava le cose, e quindi ho imparato moltissimo. Sicuramente ho imparato moltissimo, gliene sarò sempre molto grato. È stata una bellissima esperienza, però un bel momento si rimane a piedi. E quindi a me che cosa rimane? Mi rimane questo pensiero nella testa: sì, ma noi compravamo delle immagini, e se noi le compravamo vuol dire che qualcuno da qualche parte le vende. Vuol dire che ogni volta che noi facevamo clic su quel bottone compra, c'era qualcuno da qualche parte nel mondo che riceveva dei soldi. Con questo pensiero nella testa mi sono detto: io ho la strumentazione per fare fotografie, perché proprio per la rivista avevo cominciato a acquistare del materiale, perché mi mandavano in giro a fare dei mini reportage. Quindi dovevo, non ero ancora un fotografo, ero semplicemente un ragazzo con una fotocamera. Fra l'altro era una Nikon ed era una compattina, quindi vi lascio immaginare, per quanto le compatte di Nikon siano bellissime, aveva una nitidezza degna di una reflex di oggi, anche se poi il formato era piccolo, scattava solo in JPEG, insomma aveva delle pecche, però era una signora compattina. Ora, diciamo che io la strumentazione un po' ce l'avevo, avevo una compattina, magari cominciavo ad avere quella che fu la mia prima camera digitale seria, che poi era la Canon EOS 7D, quindi avevo qualcosa, non avevo le cose che ho oggi, ma avevo qualcosa, e quindi mi dissi: beh, io posso scattare delle
foto, già lo faccio, dovete sapere che mi vergogno molto a dirlo, io ho iniziato a fotografare perché mi piaceva il cielo, mi piacevano i tramonti, quindi ero uno dei tanti che diceva ah che bello il tramonto, fotografiamo le nuvole, ero uno di quelli lì, quindi ho cominciato per quello. Quando sono rimasto a piedi mi sono detto ma io potrei guadagnare dei soldi vendendo le mie immagini, e lì ho cominciato a informarmi su quali sono queste piattaforme. Ne ho scelta una in particolare che era iStock, che in quel periodo era già di proprietà di Getty Images, quindi sostanzialmente quando sono entrato ho fatto il doppio passo, cioè sono entrato sia su iStock che su Getty Images. Quel periodo lo ricordo come il più fruttuoso in assoluto della mia vita, non solo per quanto riguarda la fotografia di stock, ma per quanto riguarda i guadagni proprio, perché lavorare su iStock ma anche su Getty Images è stata una delle cose più remunerative che io abbia mai fatto in vita mia. Ora, senza stare a fare i conti della serva, che lo trovo sempre abbastanza inelegante, però vi posso assicurare che il primo anno ho guadagnato zero, ve lo garantisco, il secondo anno pure ho guadagnato zero, dal terzo anno in poi ho cominciato a guadagnare molto molto bene e questa situazione si è protratta fino al sesto anno, dopo andremo a vedere perché. Quindi primo anno ovviamente non si guadagna niente. Perché non si guadagna niente? Perché non hai su materiale, perché bisogna caricare il materiale, quindi queste piattaforme fondamentalmente hanno una soglia di accesso che ormai è minima. Quando mi iscrivetti io c'era un test d'ingresso. C'era un test in cui ti chiedevano solite cose, ti dicevano cosa succede se alzi l'ISO, quale tra queste due foto è scattata con il diaframma aperto e quale altra col diaframma chiuso, e tutta una serie di cose per verificare che tu fossi un fotografo e non un ragazzino con un telefono. Oggi questo test non c'è più, oggi vengono accettati anche i ragazzini col telefono, quindi questo è male per me, volendo, che sono dentro da tanti anni, è male per me e per i veterani, ma è bene per chi comincia oggi. Perché? Perché non è più necessario avere la strumentazione professionale, è sufficiente un cellulare, non c'è più nemmeno il test ingresso, quindi chiunque può farsi un account, accedere e caricare il proprio materiale. Non su Getty, su Getty le iscrizioni sono pressoché chiuse, che io sappia non prendono nessuno da mille anni, ormai i giochi sono fatti, però su iStock c'è l'accesso libero, su Shutterstock c'è l'accesso libero, su Adobe Stock c'è l'accesso sostanzialmente libero, su 123RF idem, quindi è pieno di piattaforme che vi lascerò poi giù nell'info box in descrizione, così non dovete impazzire a cercarvele, ve le lascio tutte quelle che uso io almeno. Quando entrai io c'era una soglia di accesso che era anche abbastanza alta, perché c'era questo test da fare, si poteva fare ogni 90 giorni, quindi se lo cannavi dovevi aspettare dei mesi poi per poterlo rifare. Io mi ricordo che all'epoca, che ero un ragazzino, lo passai al secondo tentativo, quindi ci misi comunque 9 mesi a passarlo. Una volta passato che cosa succede? E tenete conto che oggi non c'è più, quindi oggi si entra subito. Che cosa succede quando si entra? Succede che viene richiesto di inviare del materiale, ovviamente siamo qui per vendere, per cui all'inizio ci dicono, sono delle guide, dei form, delle mail che ci mandano e ci dicono ragazzi benvenuti, qui come sapete si vendono immagini, si vendono file multimediali, una volta erano solo foto, adesso si vendono anche video, adesso si vendono anche video verticali, insomma c'è un po' di tutto. Qui fondamentalmente si vendono file multimediali, mandateci il meglio che avete. Quindi uno comincia a mandargli ovviamente il meglio che ha e con nostra grande sorpresa scopriremo che all'inizio molti dei file che inviamo vengono rifiutati da queste agenzie, perché queste agenzie hanno degli standard, per cui molto spesso ci sentiremo rispondere quest'immagine ha troppo rumore, quest'immagine è composta male, quest'immagine è illuminata male, quest'immagine non ha rilevanza economica. Capita molto spesso che noi facciamo una foto, ci abbiamo messo il cuore, l'anima eccetera, e l'agenzia ci dice guarda questa foto non ci interessa perché o ne abbiamo già tantissime, cioè dico una stupidata, il Colosseo ce n'è 100.000 di foto su queste agenzie, quindi se andiamo lì con l'ennesima foto del Colosseo all'alba con la lucetta, sì, probabilmente la prendono, soprattutto se è fatta bene, però può anche essere che ci rispondano, alcune agenzie ci rispondono guarda ne abbiamo già troppe, è inutile che ci mandi sto materiale, mandaci un'altra cosa. Con il tempo molte agenzie hanno cominciato a fare dei brief, hanno cominciato a fare delle newsletter mensili in cui ti dicono guarda bisogna scattare questo, questo e quest'altro perché abbiamo domanda di questi temi, i nostri clienti ci chiedono questo tema di cui siamo magari un po' carenti, quindi chiediamo ai fotografi di realizzare immagini di questo tipo, e quindi un fotografo che è lì dentro riesce anche, primo riesce a migliorarsi perché vede quello che gli è stato rifiutato e il più delle volte hanno ragione loro. Perché il più delle volte se rifiutano un'immagine perché è rumorosa, perché è piena di noise, ragazzi è vero, è piena di noise, l'avete scattata ISO 3002, la prossima volta scattate in un'altra maniera, quindi ci migliora anche stare all'interno di una piattaforma come questa. Parliamo un po' dei compensi, ripeto, senza fare i conti
della serva, però si guadagna con la fotografia di stock? Si guadagnava una volta e si riesce a guadagnare ancora? La risposta è complicata. La mia risposta personale, che poi non è la verità, è solo la mia esperienza personale dice questo: in vita mia io ho guadagnato tantissimi, tantissimi soldi con la fotografia di stock. Però se vado a vedere la cronologia di questi guadagni, sono molto localizzati nel passato. Cioè, nei primi 3 anni in cui ho lavorato per queste agenzie io non ho guadagnato un piffero. Nei 3 anni successivi ho guadagnato l'80% dei miei guadagni della fotografia di stock. Nei 5 anni ancora successivi, quindi a questo punto ormai sono 11 anni che io lavoro per questi disgraziati qua, nei 5 anni successivi i guadagni sono stati completamente erosi dal fatto che sono entrati tanti competitor, il mondo è cambiato, i file si vendono in un altro modo, è pieno di piattaforme che le foto le regalano. E quindi che cosa è successo? Che se da prima non faccio tanto i conti, però vi faccio capire, se quando io sono entrato in iStock un fotografo prendeva 300 euro per una singola foto, quindi bastava venderne 3 e il mese era già fatto, capite cosa voglio dire? Quando sono entrato io successe una cosa, proprio appena ero entrato, successe che l'agenzia mandò un comunicato in cui spiegava che avevano deciso di livellare le tariffe. E quindi che cos'era successo? Che i veterani che prendevano 300 euro a foto andavano a 70 euro a foto. Per me fu un momento molto positivo, perché io ero un novellino, un rookie, e quindi io ero appena entrato, ma le mie foto vennero equiparate a quelle dei veterani, per cui prendevo 70 euro a foto anch'io. È stato un momento bellissimo per me, ovviamente, perché era una promozione per me. E avevo nell'anticamera del cervello il retropensiero che in realtà per qualcun altro era stata una degradazione bestiale. Pensate a uno che prendeva $300 a download, adesso ne prendeva 70. È un bel calcio nei denti, perché significa che se prima dovevo vendere 3 foto e il mese era già fatto, adesso ne devo vendere molte di più. Per me invece significava che passavo da 2 euro, 5 euro a foto, passavo a 70, quindi per me è stato un momento molto molto bello. In quegli anni ho guadagnato tantissimo, perché con delle tariffe come queste, ogni volta che mi veniva comprata una foto mi arrivavano dei bei soldi. Io sono arrivato a guadagnare uno stipendio pieno, ma anche più di uno stipendio medio italiano, e lavoravo pressoché 3 ore al giorno. Era meraviglioso, non ve lo nascondo. Ovviamente questo 3 anni dopo aver cominciato, perché per i primi 3 anni mi sono fatto una cosa un po' pesante, perché mi facevo tutto il giorno 8-9 ore al giorno a scattare, caricare, prova ed errore, cosa funziona, cosa non funziona. Quindi 3 anni così, tanto ero disoccupato, e per questo vi dicevo che ne avremmo riparlato dell'occupazione, perché questa è una cosa che io consiglio solamente a chi è disoccupato. Chi ha un altro lavoro, mettersi a fare questa roba al giorno d'oggi fa veramente fatica, perché gli standard sono cambiati, non c'è più tanto l'attenzione alla qualità quanto alla quantità. Ovviamente sì, la qualità ci deve essere, perché se fanno schifo non ve le compra nessuno, però è molto più importante averne tante, essere vari, averne tante, avere tante scelte possibili. Quindi per avere un guadagno bisogna sicuramente arrivare verso le 20.000 foto, verso i 20.000 file comunque. Quindi non è sufficiente dire ne carico 10, se ne caricate 10 e sono stellari e sono azzeccatissime, può essere che guadagnate anche con quelle. Però ormai non è più fattibile pensare di guadagnare con così poche immagini, bisogna purtroppo andare su un grandissimo numero, e quindi bisogna continuare a scattare e caricare. È molto time consuming, e quindi lo può fare chi è disoccupato o chi ha un part time o chi ha tempo da dedicargli, sapendo che è un investimento, perché più carichi più guadagni. Uno dei miei primi mentori in fotografia mi insegnò anche questo, mi disse: guarda, lì è impossibile che non vendi niente, anche se le tue foto fanno schifo, statisticamente se ne carichi una non la venderai mai, se ne carichi 1.000 ne venderai una, se ne carichi 2 milioni ne venderai 1.000. È statistica, è per forza così, e non conta tanto la qualità. C'è una barriera all'ingresso, nel senso che se la foto fa schifo qualitativamente l'agenzia te la rifiuta, ma una volta accettata, prima o poi a qualcuno servirà esattamente quella foto lì, quindi qualcuno prima o poi te la compra. Il problema è quando, e ovviamente più è bella, più è rara, più è ricercata, più aumentiamo le probabilità che qualcuno ce la compri. Ovviamente dobbiamo avere un po' di testa, perché per esempio, dico una stupidata, scoppia il Covid, ragazzi, è il momento di fare foto alle mascherine, foto alla gente con mascherina, cioè bisogna anche seguire un po' quello che succede nel mondo. Adesso vi dico una stupidata, l'ennesima stupidata che vi dico: è scoppiata la guerra in Ucraina, inutile dire che io, senza fare del male a nessuno, ma cerco di
volgere la situazione a mio vantaggio, per cui che cosa faccio? Vado in un campo di grano in una bella giornata e fotografo un campo di grano con il cielo azzurro sopra. Questa è una foto che richiama il simbolo dell'Ucraina, che è il grano, richiama anche la loro bandiera. È una mia foto che ha venduto parecchio in questi giorni scorsi, proprio grazie alla situazione che si è venuta a creare. Quindi se noi stiamo attenti alle notizie, riusciamo anche a scattare delle foto che abbiano un senso per il mercato in quel momento, quindi al di là del brief dell'agenzia che ci dice scattate le zucche di Halloween sotto ottobre, scattate gli alberi di Natale prima di dicembre che la gente le compra per Natale, al di là di questo che lo sappiamo già, ci sono proprio dei temi che sono o stagionali o di attualità. Se noi riusciamo a seguire questi temi, a seguire il filone di quello che succede nel mondo in cui viviamo, riusciamo probabilmente a vendere di più e a vendere più in fretta. Ovviamente anche queste piattaforme sono influenzate da un algoritmo, per cui più vendiamo e più venderemo, per cui è importante cercare di partire col piede giusto e cercare di capire da subito quali sono i temi che possono fruttarci dei soldi. Se noi cominciamo a fare fotografie dei nostri alluci e carichiamo 100.000 foto dei nostri alluci, per la piattaforma abbiamo caricato tantissimo materiale che interessa a pochissime persone. Se invece siamo vari, se cerchiamo di caricare delle cose con un ampio interesse, riusciamo probabilmente a vendere qualcosa da subito. Ovviamente i ricavi sono minimi, perché dovete pensare che da quando io prendevo 70 euro a download ne è passata di acqua sotto i ponti, per cui oggi io vi dico che oggi la tariffa media per un download è di 10 centesimi. Si va da 0,2 dollari a 10 centesimi, ogni tanto si prendono 2 dollari, ogni tanto si prendono 60 dollari, perché succede anche questo, perché ci sono le licenze estese, quindi se il compratore vuole fare un utilizzo particolare del nostro file deve comprarci una licenza estesa, la licenza estesa costa molto di più. Ovviamente non arrivano tutti i giorni le licenze estese, a me personalmente ne arrivano forse una o due al mese di licenza estesa, quindi mediamente uno può aspirare a guadagnare qualcosina con la fotografia di stock oggi, ma non è più come un tempo. Non è più come un tempo perché ti pagano di meno, perché devi caricarne molto di più, la qualità deve essere anche tutto sommato alta se vuoi sperare di vendere bene, però la nota positiva è che si può cominciare anche col cellulare. E questo significa che se vivete in un posto come per esempio Milano, ma può essere un posto qualunque in realtà, se vivete in un posto come Milano potete cominciare a realizzare delle foto anche col telefonino della vostra città, di punti specifici importanti, rilevanti della vostra città. Se lo fate di giorno, perché il telefonino di notte non va bene, ve le rifiutano tutte, se lo fate di giorno potete realizzare degli scatti che potenzialmente cominciano a vendere qualcosa. Quello che ho fatto io è che ho investito ogni penny ricavato dalla vendita dei miei materiali online per comprarmi strumentazione, quindi dalla 7D sono passato alla 6D, ho ampliato il mio parco lenti e a un certo punto ho smesso di comprare roba perché avevo tutto quello che mi serviva. Poi vabbè, in certi momenti compro ancora qualcosa, per esempio in questo momento sto riprendendo con la Canon EOS R7, di cui sono contentissimo, è una camera fantastica. Devo ancora prenderci un pochettino la mano, infatti probabilmente questo file, questo video che state vedendo non sarà perfetto perché devo ancora capire bene come funziona, dobbiamo acclimatarci un pochino, però è una camera che mi sta dando delle soddisfazioni giganti, soprattutto per quello che l'ho pagata. Una camera così per quel prezzo è veramente, non dico regalata, ma sicuramente un regalo. Camera di cui sono già contentissimo, sono già innamorato, vi lascio in card la recensione e l'unboxing che ho fatto di questa camera, veramente fantastica. Ragazzi, detto questo, non mi addentro oltre nell'argomento perché di fotografia di stock si potrebbe parlare per un milione di anni senza nemmeno riuscire a vedere la punta dell'iceberg, quindi fatemi sapere in un commento se questo argomento vi interessa, se volete che sviluppi in una particolare direzione, se c'è una branca che vi interessa di più. Verranno sicuramente dei nuovi contenuti su questo tema perché ho percepito che c'è interesse su questo fronte. Ovviamente da quello che avete potuto percepire la mia opinione sull'argomento è abbastanza pessimistica, nel senso che io ho iniziato molti anni fa e quindi ormai sono dentro e ancora mi arrivano dei soldi e quindi rimango lì. Alla domanda ma vale la pena cominciare nel 2023, che ormai ci siamo, nel 2023 vale la pena cominciare un'attività di foto di microstock online? Devo dirvi a malincuore, ragazzi, che la mia risposta personale è no. È no, ma perché? Perché cominciare nel 2023 vuol dire metterci molto di più di quello che ci ho messo io ad arrivare a guadagnare qualcosa, vuol dire fare molta più fatica, dover consegnare uno standard qualitativo più alto di quello con cui ho cominciato io, e soprattutto vuol dire stare
tot tempo senza guadagnare niente, sostanzialmente. La fotografia di stock una volta poteva essere uno stipendio, poteva essere un primo stipendio, oggigiorno non può più esserlo a parer mio, salvo rarissimi casi, salvo chi è proprio dentro Getty Images, ma non tramite iStock, proprio tramite Getty Images. Lì le tariffe sono ancora alte, ma anche lì io credo che vendano molto meno, perché su quelle piattaforme le foto costano tanto, ormai la gente compra molto di più dove costano poco, quindi anche lì i margini di guadagno si sono erosi. Io non ci credo che la fotografia di stock oggi può essere un primo stipendio, può essere un secondo stipendio, io ci pago il bollo della macchina per esempio, quindi non è una cosa completamente da scartare. Vi consiglio di approcciare questa tipologia di compravendita solamente se siete disoccupati, quindi avete tempo, se avete un part time, quindi di nuovo se avete tempo, se avete già un impiego fisso e vi piace da matti la fotografia potete provare, però il tempo che potrete dedicare sarà insufficiente a generarvi dei guadagni nel breve periodo, quindi lì si va su diversi anni prima di cominciare ad avere un mezzo secondo stipendio. Ovviamente non vi proibisco niente, quindi provateci, provate a iscrivervi su queste piattaforme, provate a caricare qualcosa e vedete come va, perché se vivete, che ne so io, alle Canarie e tutti i giorni avete davanti un tramonto meraviglioso, quelle sono foto difficili da fare che potenzialmente vendono. Io non posso fare quelle foto perché non abito alle Canarie e se ci vado in vacanza ne faccio uno di sfuggita di tramonto, mentre se voi abitate lì potete farne uno al giorno, quindi potete specializzarvi magari in quella roba lì e quella roba lì magari scoprite che vende un sacco, quindi vale la pena provare. Provate e fatemi anche sapere com'è la vostra esperienza d'uso, se vi trovate bene, fatemi sapere se ne traete profitto, perché sono molto curioso a questo punto di vedere se è ancora possibile intraprendere questa strada. Io l'ho intrapresa anni fa e ormai me la tengo, però non sono contento del suo andamento, perché io prima guadagnavo tanto, ora guadagno poco, per cui non sono contento. Infatti non sono qui per consigliarvela, sono qui per raccontarvela, che è diverso. Proseguiremo con questa disamina in un prossimo video se ci sarà l'occasione. Fatemi sapere nei commenti se questo argomento vi interessa, così so come orientarmi per i prossimi contenuti. Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale, di lasciare anche un like a questo video, perché sono sicuro che qualcosina avete imparato se l'avete guardato fin qui. Vi ricordo che ci saranno nuovi contenuti che usciranno per il momento il lunedì, però non si sa mai, perché io sono lunatico, guardo gli analytics e magari cambio giorno a seconda di quello che vedo che vi piace di più, per cui in questo momento vi potete aspettare un nuovo video il lunedì verso sera, ed è proprio a quel momento che io vi do appuntamento e ci vediamo al prossimo video.